Dal materialismo alla preghiera. Sembra impossibile, perché il materialismo è la scelta laica, scientifica, cartesiana, keynesiana, che dice soltanto quello che si tocca con mano, soltanto quello che si misura con gli strumenti esiste. Quindi il sogno non esiste perché non si misurano i sogni, quindi nessuno sogna mai. Le aspettative non esistono perché non c'è la macchina che misura le aspettative. Dice, stiamo progettando il microchip da impiantare, così sappiamo se sognate, cosa sognate, e se non va bene quello che sognate, allora lo cambiamo tramite il microchip. Ok, e questo è il materialismo, che risponde a tutto. Risponde al toccare con mano, risponde alle domande razionali, e quando qualcuno cerca di inoltrarsi un po' più su dicendo si potrebbe inventare, il materialismo dice no. L'intelligenza artificiale stabilisce cosa è concesso pensare. Il microchip incarnato nella carne, il microchip è diventato uno di noi. E allora dice, il microchip si è fatto carne. E se il microchip si è fatto carne, il microchip ha assorbito tutti i nostri difetti e li risolve. Il microchip si è sacrificato per noi. E beh, dice, con questi argomenti il materialismo ha vinto. Ha vinto su tutti i fronti. Perché questo video si intitola Dal materialismo alla preghiera? Mi sono sbagliato a mettere questo titolo. Mi sono incastrato in un discorso da cui non riesco più a uscire perché, caspita, mi sono convinto da solo, parlando, elogiando la globalizzazione del microchip incarnato per noi, per risolvere tutto il male. Non mi sono sbagliato né a scegliere l'argomento, il titolo del video, sviluppare il tema. Semplicemente il titolo, che ti invito a osservare per quello che dice, è Dal materialismo alla preghiera. Il titolo non dice tu devi andare da. Non è detto che si riesca ad andare, non è detto che si voglia passare dal materialismo alla preghiera. Ci si può fermare prima ancora di farsi queste domande. Uno si ferma e dice, ma io non mi faccio domande, io mangio, ci sono i croccantini buoni, se mi metto nel microchip incarnato non devo più andare a scuola perché parlo ispirato dall'intelligenza artificiale. A questo punto, anche nel tempo libero, voglio conoscere qualcuno, faccio subito una bella impressione perché mi presento benissimo, perché il microchip che si è fatto carne dentro di me, intendendo te stesso come un corpo, il microchip mi dice cosa dire agli altri, così avrò tanti amici, tante persone che mi amano. E quindi uno si ferma lì, dice, ma per quale motivo dovrei andare oltre? Ci sono alcune persone che dicono, quindi se viene a mancare la corrente elettrica, smettiamo di pensare? Se viene dirottato il pensiero del microchip, ci comportiamo tutti come viene stabilito esternamente? Ma soprattutto, abbiamo vissuto senza microchip. E alcuni di noi hanno dimostrato che riescono a trovare la pace interiore e, nonostante tutte le difficoltà del vivere nel passato, grazie alla pace interiore, al ragionamento creativo, alcuni sono riusciti a ispirare gli altri, creare risultati etici che funzionano. Quindi non serve l'intelligenza artificiale globalizzante con il microchip incarnato. Come hanno fatto? Come hanno fatto? Quelli che in 5.000 anni di storia documentata sono riusciti a superare pandemie del passato terribili, guerre, paure,
anche gli animali potevano essere un pericolo, molto più di oggi. Cioè no, perché una volta gli animali feroci erano nella foresta, adesso ce li hai in città, ma questo è un altro discorso. Come si arriva dal materialismo alla preghiera? Come? Ah, dice, se ragioni. Se non ragioni, allora sei dentro il tuo metaverso, aspetti i croccantini da mangiare. Per te va. Per te. Andrà tutto bene. Continua così. Invece se ragioni, dice, beh, se ragiono. La domanda è come hanno fatto alcuni a superare difficoltà estreme? La risposta, attivando la pace interiore. Domanda, e come si attiva la pace interiore? La risposta, il modo più semplice, è la via spirituale. E dice, ma cos'è la via spirituale? La risposta, il modo più semplice per attivare la via spirituale, per iniziare a orientarsi verso la via spirituale, il modo più semplice è pregare. Dice, cosa significa pregare? Significa ripetere delle sequenze di parole. La ripetizione di sequenze di parole comincia a orientare il pensiero. Se leggi la sequenza di parole senza voler interpretare, ma semplicemente dicendo, ah, c'è questa sequenza, che cosa produce in me? Un po' come quando vai al cinema. Al cinema vai, non è che cominci a discutere alla prima scena dicendo perché c'è questa scena. Te ne stai muto, muta, guardi la prima, la seconda, la centesima scena, ti lasci vivere dalla scena del film e alla fine ricavi un'impressione. Ci siamo? Perfetto. Usa lo stesso sistema per capire la preghiera. Non fermarti alla prima frase dicendo cosa vuol dire non mi piace, voglio capire. Leggi razionalmente, non vai in uno stato di estasi, di mistica, no, assolutamente. Leggi le sequenze delle parole, delle preghiere, al termine avrai delle impressioni, ripeti quotidianamente questo esercizio, è una possibilità. Se reciti il Santo Rosario, la scelta degli argomenti che raccontano come un essere umano, nonostante le difficoltà, riesca a vivere grazie alla visione superiore, se rifletti su questi argomenti e fai un parallelo tra quanto raccontato nella preghiera e le tue vicende personali, ti accorgi che puoi ragionare. Nel ragionamento puoi rifiutare la preghiera e tornare a mangiare i croccantini virtuali che ti hanno promesso, oppure puoi dire, caspita, se prego comincio a ragionare e mi accorgo che posso ragionare. Quindi non devo vivere continuamente incalzato dai ruoli sociali dei croccantini. E ti accorgi che la preghiera funziona, nel senso che ti apre la mente, ti pone dei problemi. Ma la cosa più bella è che capisci che quando la mente si apre e ti accorgi che ci sono dei problemi non previsti dall'intelligenza artificiale, ti accorgi che c'è altro. E se ti concedi di esplorare eticamente ciò che intuisci, se coltivi la cultura ed espandi la conoscenza degli argomenti, allora ti rendi conto che il pensiero che si risveglia è molto più vasto, vitale, invitante della globalizzazione, con tutte le sue telecamere che elaborano la realtà aumentata. È una possibilità. Puoi passare dal materialismo alla preghiera, alla meditazione, alla contemplazione, alla cultura,
alla creazione artistica. Puoi. Lo scopo di questo video è dirti sì, non sei confinato dentro lo standard del microchip che si è fatto carne per correggere il tuo inconscio originale, dove c'è tutto il peccato del subconscio, metaconscio, transconscio. Osserva, capisci, agisci. Comincia a creare spazio mentale per ragionare, fuori dall'incalzare di tutta la frenesia dell'informazione del microchip. E cioè, come si fa a crearsi uno spazio mentale? Come si fa? Prega, quotidianamente. 3 volte al giorno. Recita il Santo Rosario. Ho spiegato, funziona. Dice, ma come fa a funzionare? A me hanno detto il contrario. Ho scritto un libro dedicato a perché funziona il Santo Rosario, come si prega. È un punto di partenza. Dice, ma come faccio a capire tutti questi discorsi? Perché dice, io vedo un video, dura 5 minuti, 10 minuti, però avrei tante di quelle domande. Ho già scritto le risposte, perché questo corpo fisico che uso non sarà eterno e non posso continuamente aggirare video. Quindi ho scritto le risposte, sono nei miei libri. Scarica i miei libri in formato cartaceo, tutti. Leggili, tutti. Fai gli esercizi, tutti quanti, per iscritto come spiego. Così ricostruisci l'intero quadro che ti racconto. E quando lo ricostruisci ti rendi conto che funziona. E se funziona in modo tuo, allora utilizza quei dati. Ci siamo? Bene. Dal materialismo alla preghiera. Dice, ma come si fa? Leggi i miei libri in formato cartaceo.